poltronissima on the road oggi vi porta sull'isola che non c'è. Cioè ragazzi, abbiamo lasciato la moto e siamo arrivati direttamente, approdati su quest'isola fantastica. Un musical fantastico è Peter Pan e noi siamo qui con il protagonista d'eccezione, lui che si interpreta Peter Pan, Giorgio Camandona. Ciao, ciao a tutti, ciao, bentrovati. Grazie, grazie intanto di essere qui, noi ci siamo sentiti finalmente dal vivo. Finalmente, yeah! Sì, finalmente dal vivo. Allora, Giorginio, sì. Questo ruolo, questo sogno che si avvera, finalmente. È un sogno che si avvera, davvero, nel senso è una bellissima opportunità artistica e devo dire anche umana, perché è un ruolo che davvero mi permette di artisticamente dimostrarmi a 360 gradi, di ballare, cantare, recitare molto, però è anche un ruolo che mi sta insegnando tanto e mi sta dando dei giusti spunti di riflessione per Giorgio proprio, quindi sono contento. Ma Giorgio ha un po' la sindrome di Peter Pan? Giorgio un po' sì, guarda, nel senso più profondo, perché per me la sindrome di Peter Pan poi banalmente è un po' la paura di crescere, mm-hmm. Però io non ho paura di invecchiare, non è... Sei giovanissimo, 31 anni, dai, sì, esatto. Questo possiamo dire, No, però non ho mai avuto questo tipo di... Però devo dire che credo che poi più profondamente sia la paura del cambiamento, la paura di quei cambiamenti che nella vita ti segnano. Questo è Peter Pan, no? La volontà sua di creare una realtà, una verità e stare aggrappato a questa verità, crearsi dei nemici, degli amici e stare lì, no? Ed è una cosa che io faccio, cioè io tendenzialmente quando sento che va tutto bene dico benissimo, ok, così, fermi tutti. Quindi sei uno che vuol tenere un po' sotto controllo le situazioni, ti piace? Sì, sono un po' un organizzatore, sono un fratello maggiore di quattro, ecco, quindi un po' questo senso di così, sì, anche di responsabilità. Quindi sei un punto di riferimento, anzi. Sì, famiglia, sì. Questa è una cosa bella. Sì, sì. Senti un po', questo musical, devo dire, sta avendo un grande successo, insomma quest'anno si festeggiano i dieci anni. Sì. E vabbè, l'interprete che ha iniziato questo ruolo era Manuel Frattini, so che con lui hai un ottimo rapporto. Ottimo, sì, siamo molto Ma amici. Gli hai chiesto qualche consiglio, lui te l'ha dato, come... Guarda, allora, ci siamo confrontati molto, perché ai tempi lui ha gioito molto per me, è stato molto contento e questa è per me è stato il primo segnale di stima, di amicizia, insomma. Devo dirti soprattutto che io gli ho chiesto delle dritte sul volo, con delle cose tecniche, no, perché sai, poi il personaggio sì, ci siamo confrontati, cioè almeno lui mi ha dato la sua visione rispetto a certe cose, però veramente sulle questioni tecniche, sì, tante volte, scusa, ma allora questa cosa, ma no, sì, ma per fare i giri, ah sì, allora dai il peso più indietro. Poi adesso è anche più difficile rispetto al passato, perché si voli anche attraverso il pubblico, vero? Sì, qua purtroppo, qui a Torino no, perché in realtà è una macchina molto complicata da montare, eccetera, però a Milano e a Roma sì. Ma anche Manuel lo faceva, però è diverso, certe cose sono cambiate, ora non so di preciso cosa sia uguale, però sì, sembra, perché poi anche quando io riguardo magari i video delle repliche così, è una cosa fluida, no? Una cosa rotta, quindi sembra, però in realtà richiede molto, molto controllo, molta concentrazione, immagino. Fisica proprio, quindi sì. Senti, il regista è Maurizio Colombi, sì. Lui devo dire è appassionato di fiabe, perché Peter Pan, Rapunzel, adesso tornerà in scena presto con la regina di ghiaccio, sì. Ti ha dato qualche consiglio? Sì, beh certo, sicuramente diciamo la sua visione di Peter Pan è ben chiara, no? E quindi lui me l'ha trasmessa e ci siamo confrontati anche molto, è un regista che ascolta anche le proposte che fai e abbiamo trovato poi alla fine un mix tra quello che era la mia idea, la sua idea, insomma è molto bello confrontarsi. Ma questo è importante, perché poi si cresce un po' tutti, sì, alla fine. Sì, siete poi oltretutto un bel cast in 20, vero? Per sì, forza. Sì, una sì, bella no, famiglia. Ho un ottimo cast, devo dire, tutti quanti. Tutti grandi professionisti, grandi danzatori, abbiamo dei pirati, degli indiani pazzeschi, dei bimbi sperduti incredibili e poi ho il piacere di condividere il palco con Marta Rossi, che è la mia biondissima Wendy, Wendy, boccolosissima Wendy, favolosa.
che è una grande cantante, una grande professionista. C'è un bel rapporto di amicizia. Sì, sì, è molto, molto bello stare in scena con lei. È una compagna di viaggio che, con cui si crea un bel contatto proprio durante ogni tanto ti travolge, ti coinvolge, perché lei poi è legata a questo canale YouTube. Ogni sì, tanto lei... ogni tanto io compaio. È bellissimo, perché lui giustamente vuole avere tutto sotto controllo, però è un burlone, perché Giorgio... Sì, ma... Cioè. Ma tu scherzi, ma Marta è un'altra che fa quella che ride e scherza, ma se io in scena le faccio qualche... lei, ciao, sì, parte, inizia a ridere, io dico, una volta per sbaglio, ti racconto. Ecco, dai, qualche aneddoto, una chicca, piace, ma sì, una scemata, sì. Io a un certo punto sono lì che la, mentre lei canta, io mi ho girato e ho fatto questa cosa, ho fatto, si vede quella cosa, ho fatto... Ah, lo sbaglio. Lei proprio ha fatto... Cosa ho fatto adesso questa non va avanti? Ho detto, sei pazzo, non lo fare mai più. Ma perché sei un... E ho capito che se attacca ride non si ferma più, quindi devo stare attento in questo senso. Tutto sotto controllo. Sì, quindi. Molto serio. Molto serio, molto professionale. Ma lui lo è. Devo dire la verità, a me piace molto Giorgio perché... oltre ad avere questa professionalità in scena, ce l'hai anche nella vita, ma quando dobbiamo concordare le cose, ci sentiamo prima, siamo molto simili su questo. Sì, un po' ricordo. Noi nordici, noi sabaudi, lui è genovese. Sì, di Siena. Presto torni. Adesso andiamo a Genova, ho prenotato 200 biglietti, guarda, sono molto emozionato, molto contento. Per me è sempre emozionante andare a Genova. Perché è un'occasione, intanto è un'occasione per rivedere tantissime persone, amici, tantissimi parenti, veramente le maestre delle elementari, cioè questi personaggi che puff, escono e te li trovi fuori da teatro, quindi è molto, molto bello, emozionante. Poi io amo Genova. Tu ami molto Genova, amo vero? La città profondamente. Questo è quindi, bello. Sì, va bene, mi fa piacere. Senti, ancora una cosa, alla fine dello spettacolo io vedo sempre questi bambini, si avvicina, cosa ti chiedo, cosa ti dicono? Guarda, allora io ti racconto la prima replica che noi facevamo le foto poi coi bambini ancora l'anno scorso. Io sono uscito, ma Manuel già mi disse puoi vedere i bambini. Io sì, però non avevo realizzato profondamente. Sono arrivato, questo bambino è arrivato da me, cioè tutto di corsa, mi ha guardato, ti voglio bene. E io, cioè, che dicevo, ma anch'io. certo. No, è davvero, ti chiedono, ti danno i disegni, certo. Ti danno, però devo dire, molti sono proprio allibiti, no? Cioè, sì, ti guardo, sì. Se sono ancora in costume, sono molto, veramente affascinati, perché secondo me il fatto che io voli, sì, rompe veramente il dubbio del fatto che io sia un atto, cioè io sono Peter, non so come dire, fino a quel momento uno arriva e dice vado a teatro a vedere lo spettacolo di, escono che hanno visto Peter Pan, non hanno visto lo spettacolo di, bellissimo, quindi no, è bellissimo, danno una carica, questo spettacolo fa rimattine, è una bomba di energia che ti arriva. Ma tu ne hai tanta e arriva. Che dire, dovete venire a vedere Peter Pan in musical, perché è veramente, tra l'altro, un musical per grandi e per piccini, perché fa riflettere tantissimo. Quindi li inviti a venire a vedere. Certo, venite tutti, perché io voglio sentirvi tutti gridare, io credo alle fate. Sì, assolutamente. Quindi grazie tantissimo a Giacomo Cavandola di essere stato qua noi. A tutti. Un bacio e noi continuiamo questo volo sempre verso l'isola che non c'è. Ciao. Ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinta che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia, e chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con te. Santi nero.
non puoi pretendere di più. Dimmi, io credo alle fate, lo giuro, lo giuro. Io credo alle fate, lo giuro, lo giuro. E tu, regina, o fata tu, non puoi pretendere di più. E forse è per vendetta, e forse è per magia, o solo fantasia. Ma da sempre tu sei quella che paga di più. Mi metto nei tuoi panni e mi accorgo che non mi va stretto.